Che il reddito di cittadinanza non stia funzionando, lo dicono i dati, ma non stiano funzionando non perché sia una misura tutta da buttare via. Nessuno, penso, vuole abbandonare l'idea di dare un sostegno a chi non ce la fa a lavorare. Ma dov'è il vero fallimento? L'errore è stato pensare di fare con un solo strumento almeno tre obiettivi. Perché il reddito di cittadinanza vuole dare un sostegno a chi non ce la fa, e abbiamo detto che quella è la parte giusta. Poi vuole anche trovare un lavoro a chi non ce l'ha e vuole anche integrare i salari troppo bassi. Sono tre obiettivi diversi, un solo strumento è impossibile e i dati lo dimostrano. Se invece io strutturo un sistema che potrebbe essere perfettamente integrato con una riforma del sistema fiscale che Italia Viva sta chiedendo da un anno e che adesso finalmente tutti si stanno convincendo che è ora di parlare, potremmo con un colpo solo sistemare il sistema fiscale e sistemare la parte di assistenza a chi non ce la fa a lavorare o comunque è ai margini della società, con lavori che guadagnano, che pagano troppo poco.